Buongiorno, oggi continuiamo in merito alla gestione dei file strumentali e della compatibilità delle varie diverse strumentazioni in topografo. Se noi procediamo alla finestra di avvio, qui clicchiamo su Importa da strumento, possiamo avere praticamente la diretta impostazione di creazione di un libretto vuoto in cui poi si apre in automatico quello che è la finestra di gestione di importazione dei vari formati strumentali. Nel tempo Topografo si è arricchito tantissimo di diverse tipologie di strumentazione, sia per quanto riguarda GPS che stazione totale. E difatti qui andando marca della strumentazione tutte, possiamo quindi andare a verificare quante tipologie di strumentazioni sono presenti in archivio. Da varie suddivise, poi infatti è stato necessario doverle suddividere poi col tempo per marca. Ad esempio, prendiamo marche un poco più conosciute come ad esempio Leica. In questo formato Leica c'è la possibilità di poter gestire sia strumentazioni stazioni totali come le serie TCR o utilizzare il formato codifica a 16 caratteri, 8 caratteri con il formato classico GSI, oppure utilizzare formati poco più recenti come il Leica HXML, il formato di estensione XML. Come vediamo, però, veramente ci sono una infinita possibilità di strumentazioni divise per marche. Ad esempio, sempre per quanto riguarda la Leica, io posso andare a selezionare il mio marca modello di strumentazione GPS, nel nostro caso Leica Viva 9000 1200, posso andare a cliccare istruzioni e mi permette quindi di accedere all'archivio del documento di come poter gestire quindi l'importazione o l'esportazione dei file dallo strumento, dal controller. Inoltre ho la possibilità anche di avere, se disponibile, un file di esempio. Tornando un attimo sul discorso del file di informazioni, vedete qui Leica, per esempio 1200, chiede l'inserimento del formato di formattazione del Leica, il formato classico .FRT. Molti se lo ricorderanno, soprattutto per quanto riguarda strumentazione di vecchie versioni appunto di controller che richiedevano praticamente l'utilizzo dell'FRT, e qui come abbiamo visto prima c'è anche il manuale. Passiamo ad esempio anche a modelli come Microsurvey, il Form Field Genius, che integrano quindi il software di controller Field Genius formato RAW. Quindi tranquillamente io posso gestire e vedere anche ad esempio il tipo di formato. Quindi fare un confronto del mio file di formato file, confrontarlo e vedere se è compatibile col mio modello. Andiamo inoltre, ad esempio, con altre strumentazioni come Geomax, come Stonex. Quindi vedete c'è anche la compatibilità diretta del Software Cube A in formato file PD. C'è una varietà di strumentazioni e di formattazione di file che mi permette quindi di garantire di importare quasi il 99% dei formati. Nel caso in cui non c'è il modello, la marca disponibili, oltre a poter ovviamente poterla integrare nel tempo, ovviamente è possibile anche poi questa tipologia, in base alla tipologia di strumentazione, se GPS o stazione totale, è possibile fare l'importazione non dal file strumentale, ma anche da importazione di file ASCII generico. Difatti qui nell'importazione di file ASCII generico io posso selezionare il mio file TXT, ad esempio dovrei averne uno. Ad esempio, questo qua è un formato CSV GPS. Posso importarmi questo file e posso scegliere le modalità di importazione in base al contenuto del dato che contiene quindi il file. Se io ho coordinate cartesiane XYZ utilizzerò questo tipo di formato. Se ho ad esempio coordinate geografiche posso utilizzare questo tipo di formato, o addirittura volendo posso fare una importazione file in coordinate geografiche con dati estesi e andare a personalizzare la mia importazione, cioè vado avanti e posso quindi procedere a
scegliere in base al tipo di separatore, virgola, unità degli angoli, stessa decimali, vedere quali colonne poter importare. Vedete? Questa procedura poi viene fatta la prima volta e mi permette quindi poi di salvare quelli che sono i vari formati di profili di importazione. Fatto questo, faccio importa, vedete automaticamente andando qui nel libretto io vado a caricare automaticamente i dati che sono poi pronti per essere poi elaborati. Quindi, ripiegando in topografo, ho la possibilità di, oltre ovviamente anche di poter quindi gestire tutta una serie di marche, modelli, di strumentazione, posso anche, soprattutto per strumentazioni e stazioni totali, poter fare anche comunicazioni dirette tramite portacom. Ora in questo caso non ho collegato nessuna strumentazione, però qui si rende disponibile la portacom di comunicazione col classico cavo seriale e posso scegliere in base ai bit dati, bit stop, dei parametri di comunicazione, poter quindi andare a gestire tutte queste serie di strumentazioni che vedete, che abbiamo visto anche precedentemente: Topcon, Stonex, Sokia, Pentax, Nikon, eccetera, Leica, ai target. Quindi Colida mi permette quindi di poter andare a importare tutto tramite dato direttamente, scaricarlo tramite cavo seriale di comunicazione. Posso ovviamente anche salvarmi poi i profili che ho settato delle mie strumentazioni, soprattutto se io lavoro su diverse strumentazioni, posso importarmele e caricarle. Salvare il profilo e quindi poter andare a richiamarli quando necessario. E in più, ovviamente, c'è la possibilità di importare i formati DAT classici per Pregeo, il PDF libretto di presentazione, il PDF libretto di Sister. Quindi io posso tranquillamente poter andare a gestire anche queste tipologie di libretti. Quindi c'è la possibilità piena di poter gestire in qualsiasi modo il mio libretto strumentale.